500 mi piace, ragazzi. Vi chiedo questo sforzo sovrumano per supportare il gameplay, il canale e anche la community di War Thunder, perché è tutto collegato. Più il canale cresce, più diamo visibilità a War Thunder, più facciamo crescere la community stessa. Quindi vi chiedo questo sforzo per il bene del sottoscritto e della collettività. Se sei capitato tra l'altro sul mio canale, sappi che io porto regolarmente contenuti di War Thunder, World of Warships ed Enlisted, quindi non perdere tempo e iscriviti immediatamente. Per i veterani del canale, ancora una volta bentornati, e per i nuovi benvenuti, oggi combo italiana Centauro, che non mi piace, perché già che è un gommato a me non piace. In più siamo sparati in era 7 a 10.7, però mi serviva un carro per mostrarvi la combo del giorno e quindi si sacrifica lui e mi sacrifico anche io. Tempo di ricarica eccezionale, 5 secondi, cannone da 120. Abbiamo inoltre, seguitemi, le CL3143. Che sono assolutamente devastanti. Abbiamo poi una serie di supporto di artiglieria, la visione notturna, la visione termica, la chiamata di artiglieria, tutte cose fantastiche, però rimaniamo pur sempre un carro armato leggero, ma veramente leggero. Il tutto sarà supportato dal Tornado IDS 1995, aereo d'attacco. Ora, la storia dell'aereo non sto qui a raccontarla, anche se è molto interessante, però andiamo dritti al sodo. Siamo in era 8 a 11.3, cosa importantissima. Abbiamo la possibilità di portare con noi diverse armi, tra cui per bersagli aerei e contro bersagli terrestri. Potete anche ovviamente selezionare un vostro loadout di armi preferite, che magari prevedono appunto sia il bombardamento terrestre sia i due missili aria-aria. Abbiamo anche le contromisure. Per quanto riguarda la combo nel modo specifico, andremo a vedere la bomba guidata GBU-16 Pewei 2, ok, con guida laser. Vi farò vedere in un tutorial durante la partita di 30 secondi come funziona questa bomba. La combo di oggi, mi raccomando, Tornado e Centauro, ancora una volta il mi piace. Siamo pronti, vediamo finalmente le clip. Via, 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 andiamo. 89, 90, 91, 92, 3, 94, 95, 100. Dobbiamo valutare poi la frenata, che ovviamente ogni volta mi frega. Hai visto? Fermo, che mi rovini la clip. Va bene, questa è la clip più fortunata del mondo. Mai vista una cosa del genere. Ma è possibile che abbiano cappa? Dove vai, Cioè, ho capito. Bro, occhio che ti sparano da destra. Attenzione. Davanti a noi, davanti a noi, davanti a noi. Ti salva Davy, come on. Ce ne sta uno largo sulla sinistra. Però usa un po' di fumo tuo. Come on, bro. Ti salvo. Ti salva Davy. Come on, che ti salva Davy. Control Y. Poi Alt O. Poi Alt U. Ma andate a quel paese. Cioè, ma uno può stare a mettere lì i tasti ogni... Ma lascia stare.
Non è una cosa fattibile, secondo me. Sono troppi. Sono troppi per troppe cose che bisogna fare. Bro! Là sopra sta. Là sopra, dietro i container. Vuole andare a prendere il cap. Guarda che io ricarico. La canna è fuori uso, quindi non puoi fare niente. Quando non siete sicuri, sparate alla canna in modo tale che lo mettete fuori gioco. Vabbè, assist. Potevamo farla. Abbiamo una ruota forata. No! Sull'artiglieria che cade posso fare ben poco se sto fermo a riparare. Miseria ladra oggi. Qua dietro sta. Ti vengo a prendere. Il motore sembra un po' danneggiato. Vabbè, poi arriva il MiG da casa sua. Chi arriva? Boom! Bro, è così che si fa. È così che si fa. Ma lo sapevo che c'era, miseria ladra. Vabbè. It's not a problem. It's not a problem. Ne sgacciamo sempre una? Mai punti per una. Diciamo che alla fine... vabbè, sì, quello là va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, boys, potreste anche pensare di bloccare prima, però va bene così. Abbiamo un nemico lì. Allora, lo abbiamo agganciato. Dobbiamo colpirlo. Bombs away! Vedete? Cioè, noi lo stiamo tracciando. Noi stiamo tracciando il carro armato nemico. Quindi la bomba da sola sa dove deve andare. Mi spiego. Però, no, ha messo il fumo però. Non fa niente, lo prendiamo lo stesso. Tac. Uno e due. Kill. Ok? Molto semplice. Il problema dov'è che sorge? Sorge, per quanto mi riguarda, è che puntualmente quando utilizzo il tornado mi ciullano le kill. Ora, questa è la 30ª volta che ci provo e puntualmente me le fregano. Però, molto facile. Trovi il nemico, lo agganci. Cerchio, sganci e lo prendi, ok? E ripeti. Piccolo tutorial. Una sola bomba. Ce la faremo bastare. Allineamento.
Bro. Non si fa il cattivo, eh. Non si fa mica il cattivo. Cioè, praticamente non dovete fare nulla. Dovete aspettare che la bomba colpisca il nemico. Aspettiamo. Boom! 2 secondi. Come? Ma che quasi? L'ho preso. Cosa vorresti insinuare? Ne abbiamo una perché i punti spawn, ripeto, erano quelli. Però con 4 bombe il concetto è identico. Quota, vi allontanate, studiate, agganciate, sganciate e ripetete, ok? Quindi è facile. Bisogna solo trovare il nemico, tutto qui. Prendere Alfa sarà un problema non da poco. Non so chi è stato più fortunato, se io o tu. Ti salva Davy. Di 80. Immaginavo che fosse lì. È ancora vivo? Sì. Andiamo a prendere? Ovvio. Bravo. Davanti a me sta qualcosa. Ai 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 ai. Un po' troppo alti, ma non fa nulla. Tanto la velocità dell'aereo ci farà arrivare pressoché subito rispetto alla zona di nostro interesse. Allora, eccolo, infatti là ce ne stava uno. Va benissimo così, là ce ne sta un altro. Eccolo, lo vedo. Abbiamo un po' di... troppi palazzi per quanto mi riguarda. Vabbè, sai che c'è di buono, che io te la chiamo lo stesso. Cioè, la precisione della bomba. Cioè, tu dici che deve andare lì, leva lì. Però, lo ripeto di nuovo, ora non so quale clip metterò per prima, la preparazione dell'attacco è molto importante. Quindi una giusta quota, una giusta distanza, perché se siete troppo vicini ovviamente farete difficoltà e tra l'altro i nemici potrebbero colpirvi maggiormente. Va bene? Quindi la preparazione è importantissima. Boom! Trovato! Possiamo fare anche così, se vi piace questa visuale, per comodità, non lo so. Come preferite voi, insomma. Bombs away! Se volete seguire la bomba quando cade... No! L'hanno distrutto! Ragazzi, bah, mi sono stancato... Ah no, era vivo? What? Mi sembrava fosse morto. Infatti già stavo dicendo, dai, non è possibile.
E che cavolo. Vabbè, l'abbiamo preso in pieno. Pensavo fosse stato distrutto. È efficace il bombardiere. Le bombe sono millimetriche. Quando dici e indichi dove devono andare a colpire, loro prendono e vanno. Ovviamente, lo ripeto per l'ultima volta, anche in questa clip, serve una preparazione adeguata, perché altrimenti non serve a niente. Lo vedo. Vai, ti salva Devi, tranquillo. Questa visuale è molto comoda comunque. Bombs away! Bro, ti prendo in pieno, mi spiace deluderti. Pazzesco, semplicemente pazzesco. E ripeto per l'ultima volta e concludiamo le clip. La precisione è a dir poco millimetrica. Non c'è possibilità di sbagliare, tranne se non vanno, che cavolo so, sotto un ponte, cose del genere. Però è letteralmente letale questa tipologia di bomba. Bellissima. Pista d'atterraggio abbastanza grande. Ottimo così. Motori spenti. Questo è quello che vive il pilota al momento dell'atterraggio. Ok, niente ragazzi, questo in definitiva è cosa dovrebbe fare il bombardiere, il nostro tornado, durante la fase di, appunto, bombardamento dei carri armati nemici. Finite le bombe, ricaricate, tornate alla base, ritornate all'attacco, cose del genere, finché ovviamente c'è tempo a disposizione. Torniamo nell'hangar. Per dovere di cronaca vi devo dire che il Tornado ha la possibilità di poter installare dei serbatoi aggiuntivi di carburante, taniche da 1500 litri. Quando andrete in partita, non in questa modalità specifica, e decollerete, utilizzerete appunto il carburante contenuto all'interno di questi serbatoi. Quando verrà esaurito, i serbatoi si andranno a sganciare automaticamente dal vostro jet e utilizzerete a quel punto il carburante del jet stesso. Per quanto riguarda le bombe, penso che vi ho fatto vedere come utilizzarlo, un pochino come funzionano. Non mi sembrava il caso di fare una parte dove vi faccio vedere l'agganciamento con il missile aria-aria, perché, ripeto, è un gameplay incentrato prettamente per quanto riguarda la combo carro armato e appunto distruzione dei carri armati nemici. Spero che il gameplay in qualche modo sia stato di vostro gradimento, sia stato chiaro e, come sempre, con quel pizzico di perfetto. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni e noi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ultima cosa, se volete potete anche seguirmi su Instagram, sia profilo personale, sia profilo DeviJ90 Games. Vabbè, trovate tutto in descrizione per contenuti aggiuntivi. Alla prossima!